Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. E allora, mentre il Bologna, anzi no, mentre la Juventus viaggia ai ritmi del Bologna, quasi, siamo là, ci sto dando una partita in più, a 4 punti in più con una partita in meno, ma come gol fatti, 44 ne ha fatti la Juventus, 42 li ha fatti il Bologna, gol subiti 25 la Juventus, 23 il Bologna. Siamo là, se non si vince contro il Genova, siamo praticamente in una zona danger completamente pericolosa. Ma questo lo sappiamo perché è evidente, il gioco della Juventus ormai è evidente che fa acqua da tutte le parti, ma da 3 anni. Però c'è qualcuno, come sempre, che distorce la verità. Cioè, sentire il video di Balzarini, ragazzi, credetemi, non lo faccio perché voglio fare il video contro Balzarini, ma perché è giusto farlo. È impossibile non farlo, anzi invito tutti gli youtuber Allegri Out a fare un video contro questo personaggio che oggi veramente, in questo video, non so se l'ha fatto ieri, non lo so, non ho visto, l'ho sentito oggi, l'ho sentito ora, ha toccato letteralmente il fondo. Questo è impazzito, ragazzi, questo è andato completamente fuori di capoccia. Qua siamo a livello di Zazzarone. Ma cosa c'è con Allegri? Io penso che con Allegri sotto il sole che scotta. Mi sono preso una cotta, ehi, ci stai, fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme, perché ormai qua non si spiega altro. Cioè, lui continua a dire dove sono gli Allegri Out quando si giocava bene, all'inizio, quando si sculava al 95esimo. Ma tu hai fatto 6 punti in 7 partite, di cui 2 al 95esimo con gol di Rugani, con un'esultanza pari a una vittoria di Champions. Tu lo capisci la mediocrità in cui ci ha ridotto questo allenatore? Lo capisci? O ti metti là e pensi che gli utenti sono cretini? Dopo, la chiosa dov'è? La chiosa poi della coerenza. Poi parla dello scorso anno, che senza Allegri la barca sarebbe naufragata e addirittura senza Allegri saremmo andati in Serie B. E quindi, immenso. E scusami una cosa, ora che non c'è la penalizzazione, che è tutto a posto, come mai abbiamo addirittura un punto in meno? Fammelo spiegare, parlami tu di questa coerenza. Adesso è logoro, adesso è un buono. Tu sei impazzito. Tu ribadisco. Tu stai, Allegri si è distrutto una carriera, ma voi vi state distruggendo una carriera, una professione. Ve la state distruggendo la professione. Veramente invito tutti gli youtuber a fare un video contro questo personaggio e dire basta. Ma questo oggi veramente ho sentito cose inaudite. Inaudite. Facciamo schifo al cazzo. Da 3 anni, quando si è giocato bene? Quando? All'inizio cambiato, quando si è giocato bene? Contro il Milan abbiamo giocato bene, contro la Fiorentina abbiamo giocato bene, contro il Bologna abbiamo giocato bene, che abbiamo preso culi, punti a bucio di culo. Ma io ribadisco, ma tu pensi che gli utenti siano cretini? Perché qualche commento lo leggo sotto le tue porcate, perché queste sono porcate. Ma questo non è neanche straparlare, questo è arresto. Allora io qui veramente dubito della tua intelligenza. Che qualcuno si lamenta di me, tu non arrivi neanche a non so quanto di Balzarini, tu non sei nulla. Ma io quando lo sento parlare dubito della tua intelligenza. Veramente qua siamo a rapporti carnali con Allegri. Zazzaroni è ormai dichiarato, ce l'ha sfondato. Ma tu... Perdona, fate sesso a 3. E qua c'è qualcosa che non va. I village people. Mamma, cioè, questo ha fatto un video dove veramente rappresenta l'idiozia allo stato puro.
una Juventus senza capo e coda, nessun giocatore valorizzato, mediocrità, approccio alla partita da squadra di dilettanti, dichiarazioni stupide, dichiarazioni mediocre, dichiarazioni come quella del suo contro il punto guadagnato sul Bologna da arresto immediato. E tu parli di coerenza? Ma tappiti quella bocca, tappiti quella bocca! Stanno veramente, ragazzi, impazzendo. Perché sanno, con tutta certezza, sanno, con, perché ormai loro lo sanno, è che se ribadisco, è un aggrapparsi agli specchi. Perché il loro capo, Carnale, gli ha detto in tutti i modi di cercare di salvare l'immagine di Allegri. Perché qui ormai si tratta non solo di rinnovo, ma si tratta anche di salvare l'immagine. Perché è l'immagine quella che è stata distrutta di Allegri. Allegri non... Allora, Sarri si è dimesso, ha fatto una grande cosa. Però Sarri, secondo me, ha qualcuno che lo ha chiamato. E questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Io sono sicuro. Ma perché Sarri ha gli estimatori. Ce li ha. Lui non c'ha nessuno, non la chiama neanche il Sud Tirolo. Per questo stanno tutti impazienti e quindi stanno tutti, come si suol dire, con il coltello tra i denti, cercando di pulire questa fedina penale che ormai è sporca, 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 insulsa. Capite? Non lo vuole nessuno. Si è distrutta la carriera, quei 5 scudetti che lui ha vinto si sono polverizzati, sono stati tutti un bluff e il bluff è stato smascherato, perché l'hanno capito tutti con questi 3 anni che quei 5 scudetti sono vinti dalla Juventus, no, da lui, dalla squadra che in automatico li vinceva, perché adesso l'hanno capito. E questo è il discorso. Lui si è distrutto completamente, professionalmente, e si stanno distruggendo anche loro. Ma ribadisco, il figlio di oggi, veramente, io sono rimasta bloccata. Ma questo, dico, è dire, distorcere totalmente la verità. Distorcere la verità. La barca l'anno scorso sarebbe stata affondata, avremmo rischiato addirittura la Serie B. Ma di che cosa sta dicendo? Cosa stai dicendo? Che ora non c'è nulla e siamo un punto sotto rispetto allo scorso anno? Pazzo, pazzo, pazzo sclerotico! Fatti fare una risonanza magnetica con contrasto! Hai problemi all'encefalo! La tua ipofisi non funziona più! Fatti controllare da un neurologo! Fatevi controllare! Mamma mia, intanto la Juventus va in ritiro anche, in un ritiro, non dico che è un ritiro punitivo, ma è un ritiro proprio, perché la società cerca di amalgamare, di ricompattare i cocci che si sono spaccati, perché i cocci si sono spaccati, perché è normale, perché io l'ho detto che lo spogliatoio è spaccato. Perché i giocatori non lo vogliono Allegri, ci sono fazioni che non lo vogliono, perché sanno che le loro carriere sono a rischio con questo allenatore, che loro si stanno giocando il futuro, perché quando un giocatore vede che sta svalutando, ma voi veramente pensate che uno come Locatelli è tranquillo? Quando sa che era aveva un valore, era un tipo di giocatore, aveva un certo tipo di prestazione, adesso fa schifo al cazzo, come lui tanti altri, idem Vlahovic, anzi un pochino si è ripreso, perché non lo so, per grazia divina. Ma lo stesso, poi non parliamo di Chiesa, sballottata a sinistra, sballottata a centro, sballottata a destra, a centrocampo, a recuperare palle, a battere calci d'angolo. Ma voi pensate che un giocatore queste cose non le sa, non le vede e non ci girano i coglioni? Quando poi vede invece gente come il Bologna che sono lì tutti, che stanno tutti fiorendo, rendono il 100%, lo stesso giocatore dell'Inter, non è perché hanno sbagliato una partita. Si può dire fallimento Inter dopo che si sbaglia una partita. Hai sbagliato una partita, va bene, pazienza, la Champions è questa. La Champions è questa. Ma l'Inter fino all'Atletico è stato un rullo compressore. Una macchina da guerra. Ma comunque, ragazzi, veramente, fate un video contro questo personaggio e fategli capire che si deve fare visitare. Ma da uno bravo. Ma si ci incazzate. Fino alla fine, Allegri 8.